Un uccellino c'è la sua zattera sopra l'acqua. Fatti prendere, eh? Sei proprio un attore, uccellino, eh? Ti sei girato, eh? E noi ti prendiamo. Vedi, c'era il nido che avevo fatto con le piante ed è andato proprio bene per te. Poi abbiamo messo la zattera, quella verde, e nella bacinella abbiamo messo l'acqua, che se hai sete bevi. Il latte te l'abbiamo dato, solo quella hai voluto prendere, il latte. Poi hai fatto un bel volo per il tavolo, bellissimo, bellissimo. E prima danzava lui, si girava mentre io fischiavo un pochino, fischiettavo un pochino. Adesso ci sono le cotolette che bruciano se non le tolgo. Ciao uccellino, fatti prendere bene, eh? Ciao ciao. Uccellino, uccellino ritrovato da noi. Un bell'uccellino ritrovato da noi, che era accaldato, c'era troppo sole. Ecco, canta! Canta il cicitino! Canta! Ecco, hai visto? Che bello! Eh sì! E vedi? Senti che canta! Si è girato proprio verso di te. Mi riconosce. È bello, bello sveglio, eh? Bisogna portarlo dai genitori, Ma lui forse mangia adesso un filino. riuscendo a star bene, che era attecchito sul marciapiede, invece riuscendo a star bene, riusciamo a farlo rinsavire. Canta, uccellino. Dai, un momento che canta. Uccellino, ecco. Uccellino, canta, canta. Canta, uccellino. Aspetta, eh. Uccellino, canta, dai. Questo è l'albero dell'uccellino, è un tiglio. Abbiamo preso l'uccellino dal marciapiede che era accaldato sotto il sole. Era il 17 agosto 2016. Non abbiamo trovato volontari, che tra l'altro era domenica, domenica di Ferragosto. Allora intanto gli abbiamo dato, si dà acqua, magari con un puntino di zucchero. E l'uccellino si era ripreso a casa nostra, proprio per accudirlo con un po' d'acqua da dare con un cucchiaino vicino al becco. Dopodiché, allora, la soluzione qual è stata? Ho telefonato, la soluzione era tentare di riposizionarlo sull'albero, questo tiglio, per fare cosa? Per vedere che tornassero i genitori. Difatti l'ho messo su questo ramo, l'uccellino, e è iniziato a camminare sul ramo, camminato sul ramo, canticchiava e ho sentito i genitori già che stavano per accorrere. Io non ho fatto un video in quel momento per evitare che la macchina fotografica, potete immaginare, potesse sembrare agli altri uccellini, genitori dell'uccellino, chissà che cosa. Allora in quel momento ho evitato il video. E adesso che lo montiamo, che montiamo il video, appunto il video era del 17 agosto 2016, con Anna Rinaldi, Gennaro Gelmini, e questo è l'albero di Tiglio
degli uccellini. E io vi dico, ci ha salvato l'uccellino, tutto a posto, abbiamo fatto bene a portarlo a casa perché aveva bisogno di acqua. Stava accaldato sul sole, sul marciapiede. Dicono lasciateli dove stanno. In questo caso, sì, con altri animali, sì. Ma in questo caso c'era bisogno veramente di dargli un'idratazione d'acqua, se no l'animaletto non ce l'avrebbe fatta, l'uccellino. E questo è il bel tiglio. Adesso ormai siamo al 30 di ottobre, avevamo il computer rotto, e così questo video lo finiamo di montare al 30 di ottobre. Ma quando è successo il fatto era il 17 di agosto, domenica, pensate. E tutto bene, quindi sappiate che è finita benissimo, nel senso buono, uccellino salvato. E adesso volerà quando vorrà, come vorrà. Adesso ormai è passato il periodo e gli uccellini saranno per i boschi. Nidificarono sulla parte alta di questo tiglio. Comunque ho messo l'uccellino, l'avevo già messo qua, quindi era già comunque in alto. E hanno nidificato sulla parte alta di questo tiglio. Adesso chissà dove saranno, d'estate ci è andato un bel canto. Per tutto agosto ci è andato un bel canto. Arrivederci alla prossima. Nel frattempo che stiamo aspettando l'autobus, siamo venuti a vedere ancora l'albero dell'uccellino. Dovevo venire anch'io qui, Tutto a prenderlo è stato Gennaro, ma poi l'ha portata a casa, gli abbiamo dato tante cose e lui dopo volava per la casa. Poi guardava me e guardava Gennaro e poi cantava. È stato bellissimo quel momento, sembrava proprio un neonato quell'uccellino. L'avrei tenuto tanto bene, però loro devono essere liberi, gli uccellini devono avere l'aria della natura, devono uscire fuori, mica possono stare chiusi dentro, come gli altri animaletti, come il cane, come il gatto. Ma l'uccellino è fatto per volare fuori, È vero, Gennaro? Sì. Bene. Poi era domenica e quindi abbiamo dovuto portare qui noi. Abbiamo dovuto fare tutto da soli, che era il 17 agosto. Non abbiamo trovato nessuno in quel momento. Domenica 17 agosto, Ferragosto. Ma è stato bello con quell'uccellino, Noi sì. Dovevamo andare anche fuori, però siamo andati fuori più tardi e abbiamo curato l'uccellino che ha preso proprio vitalità. Ha preso bene. Tanta vitalità, l'abbiamo messa anche nella pianta sul balcone e lui sotto al melo, nel vaso, e lui volava e cantava. Proprio nel vaso cantava così bene che abbiamo detto adesso sta bene, sì, gli è piaciuto pure il filmino che lo prendevamo, perché ci guardava proprio, prima guardava Gennaro, poi guardava me. È stato molto bello, molto bello. E Gennaro ha detto che l'ha messo sull'albero suo. Sì, infatti, ecco. Adesso questo si è il vede suo poco. Albero. Bene. Tanti saluti. Alla Anna prossima. Anna Rinaldi. Alla prossima. Viene l'autobus. Viene l'autobus. Ecco, canta.
Canta il cicitino! Canta! Ecco! Hai visto? Che bello! Eh sì! E vedi? Senti che canta! Si è girato proprio verso di te! Mi riconosce. È bello! Bello sveglio, eh? Bisogna portarlo da genitori. Ma lui mangia un filino. Riuscendo a star bene, che era stecchito sul marciapiede, invece riuscendo a star bene, riusciamo a farlo rinsavire.